Ma ne abbiamo avuto una piccola frana, tutto sommato, la notte scorsa, ma è stata risolta velocemente. Ci ha pensato la provincia, in quanto la frana è crollata sulla strada che collega Garniano Valdestino. Cosa di poco conto, certo, il nostro territorio è un territorio importante perché sono circa 80 km quadrati di territorio e quindi possibilità ce n'è, cerchiamo di tenere monitorato per quanto possibile, tenere puliti i corsi d'acqua e quindi si cerca sempre di limitare quello che è il rischio, che azzerarlo naturalmente è impossibile. C'è una situazione che va particolarmente monitorata, quella di un masso per il quale avete investito già diversi fondi in protezione per la strada. Ma questo è un problema che noi ci trasciniamo da parecchi anni, è stato affrontato in maniera corretta direi, perché ancora con la precedente amministrazione sono stati realizzati dei valli paramassi in modo da evitare che in un'ipotesi di distacco di questo masso, perché parliamo di, mi sembra di ricordare, è una colonna di pietra alta 50 metri, per evitare che questa poi possa cadere e rovinare sulle case sottostanti. Abbiamo preso un contributo di 2 milioni di euro per mettere in sicurezza tutta questa zona ed è costantemente monitorata. Giusto con l'ultima approvazione di bilancio abbiamo stanziato degli altri fondi per proseguire almeno per altri 2 anni il costante monitoraggio 24 ore su 24.